Giochiamo insieme, amici telespettatori. Anche stasera partiamo da una bella parola, fiore. P-I, O finale e il terzo elemento. Allora, potete parlare. Okay. Okay. A me viene allora, subito fischello, fiore. Essere un fischello, sei un fiore, no? Sei nel piccolo fiore, la canzone. Fiore, anche la canzone. Piccolo fiore. Pistillo, e poi fiore, però un po' più ricercato. Non so. Allora, fiore prima c'era fiore Margherita, c'è qualcos'altro? Esatto, fiore all'occhiello. Fiore all'occhiello, cioè vuol dire qualche un po' ricercato. Un vanto, ti caratterizza essere un fiore, essere bellissimo, cioè essere in salute, sì, essere un fiore. Quindi aspetta, abbiamo detto piccolo, piccolo pischello e fiore picciolo. No, picciolo del frutto. Frutto. Però poi fiore diventa un frutto. C'è qualche nome particolare? Fiore, si chiama fiore. Di famoso fiore. Fiorello. Fiorello, fiore, fiore, piccolo, l'abbiamo già detto. Pinolo, mi viene, proviamo a dire delle pinolo, parole con P. Ok. Fiore che si raccoglie, quindi un reciso, oppure pure fiore seminare. Però passito, un fiore così. No, però P. Mettere un fiore nel vaso, una dimora. Piano, però non c'entra con fiore. Piccolo mi piace molto. Cioè, isolo? Isolo? No. Piffero? No. Piffero? Pifferaio? Pifferaio? No. No, c'è un pizzaiolo. Pinocchio? Però fiore non c'è. No? No. Compriamo. Rosa, che facciamo? Compriamo il terzo elemento. Allora, dimezziamo. 13.250 euro. Attenzione, ecco il terzo elemento. Rotondo. Il rotondo. È la forma rotondo. La forma rotondo, rotondo. Condiziona molto rotondo. Sì, rotondo. Sì, rotondo. O piccolo. Piccolo rotondo. Lo vedo troppo scontato. Rotondo. Rotondo, però cos'è rotondo? Una parte del fiore. Cos'è una parte il del fiore? Il pistillo. Il pistillo. Però sarebbe sempre lo stesso significato, cioè la stessa. Esatto. Se vogliamo rotondo, cambiare. C'è qualcosa di rotondo? Pioppo. No, il piedistallo, no, che c'è rotondo, non c'è nulla. Pinsimonia, qui viene. Pimpa, essere un fiore. Essere un fiore. Sì, io lo attribuisco sempre a un aggettivo. Pinguino, fiore, rotondo. Pinguino, però no. Abbiamo una cosa che può essere pistillo, però no. Pistillo, l'unica, perché è rotondo. Piccolo, rotondo, piccolo. Piccolo, tondo. Piatto, fiore, piatto. Piatto, fiore nel piatto. Rosa. Dico piatto. Qual è la parola per voi? Proviamo piatto, ma non siamo piatto. Togliamo le cuffie. Allora, Rosa, come siete arrivate a piatto? Non vi vedo convintissime. No, per la forma. E pensare che forse con piatto appunto ci sia un piatto rotondo. Un piatto rotondo, sì, però forse un po' insomma scontato. E un piatto tipico, boh, un fiore nel piatto, però insomma un po' tirata. Prima mi sembra Vittoria ha detto pischello. Sì. Chi è il pischello? Pensato subito il termine romano. Una persona nel fior dei suoi anni. Nel fiore dei suoi anni, sì, della giovane, giovinezza. Mi è venuto subito nel pischello. Nel, come nel dici, pieno. Rosa? Pieno. Nel pieno degli anni, nel fiore degli anni. Sì. Rotondo. No. Un viso pieno. Rotondo. Pieno. Pieno. La parola di stasera è pieno.
viso pieno, viso rotondo, e nel fiore della giovinezza, nel pieno della giovinezza. Nuove campionesse a Reazione a Catena torneranno domani, tornate anche voi, vi aspettiamo. Adesso TG1, buona serata a tutti.